la riqualificazione o comunque cominciavamo a parlare di corpo arancio. Fermo restando che finché non avessimo stabilito tutti insieme quelle che erano le linee e messe per iscritto quelle che era lo sviluppo che poteva essere la riqualificazione di tutte queste aree, noi non avremmo comunque dato mai il consenso per la dismissione della rete ferroviaria Orbia-Corpo Arancio. No, l'ho detto perché ho detto che noi abbiamo avuto 5 giorni prima che si facesse la conferenza dei servizi, abbiamo avuto comunicazione che questa conferenza dei servizi si sarebbe svolta. Quindi non abbiamo avuto il tempo di fare niente. Cioè, tutte queste cose Non qui ci hanno sono mai state chiamato. fatte all'oscuro, tra virgolette, dell'amministrazione di Golfo Aranci. Questo è anche un altro sintomo di come viene considerata Golfo Aranci fuori dalla 108. Noi diciamo che fuori dalla 108, che sarebbe dove sta la rotatoria adesso, Golfo Aranci non conta niente. Invece dobbiamo dimostrare che invece Golfo Aranci conta qualche cosa. Perché finché non fanno quello, finché non vengono da noi e trattiamo insieme, a Orbia no, quella cosa non la devono fare. Ma intanto è stata garantita comunque una linea, il mantenimento di Allora, linea. se guardi, le garanzie a voce non valgono niente. Qui si scrive, si mette per iscritto e si parla. Una linea non vuol dire, noi non ci accontentiamo di una linea. Noi desideriamo che comunque si faccia un ragionamento più grande, più esteso, più a lungo termine di quello che è lo sviluppo futuro di Golfo Aranci. Perché loro hanno detto testuali e l'hanno detto, mi dispiace che non c'è il consigliere Chiocca, hanno detto chiaramente che porteranno via i vagoni ferroviari da Golfo Aranci. L'hanno detto, non c'è nulla da fare, andranno via. Ora non è che noi ci possiamo accontentare di una navetta, una vettorina che fa avanti e indietro col Faranci 3-4 volte al giorno, non ci risolve niente. In cambio di questo noi desideriamo che tutto quello che è stato occupato dalle ferrovie dello Stato in tutti questi anni venga rivalorizzato, riemesso nella proprietà del Comune, in maniera tale che l'amministrazione possa riqualificare tutte queste aree e che queste aree servano di sviluppo per il futuro di Golfo Aranci. Ci è stato detto e ventilata la possibilità della realizzazione di una metropolitana leggera. Benissimo, ci sta benissimo. Vogliamo vedere i progetti, vogliamo vedere i disegni, vogliamo vedere i costi e benefici, vogliamo vedere tutto quanto, come si svolgerà, dove arriverà questa metropolitana leggera, passerà in mezzo ai palazzi che verranno realizzati nelle aree dismesse di Olbia, oppure arriverà e farà un giro diverso. Questo noi lo vogliamo vedere sulla carta. Allora, questo è un altro discorso, però io gli avevo detto ragazzi, non facciamola questa cosa, ci sono cose molto importanti da vedere. Una è questa, noi abbiamo perso la possibilità di accedere, perché in quell'occasione ci hanno detto, signori, questa cosa si può fare, con i finanziamenti del G8 possiamo far deviare una parte dei finanziamenti, una spiega parte dei finanziamenti al Comune di Confare. Ora mi domandate voi con chi vengano a parlare questi signori, visto che non esiste più un'amministrazione, con chi parleranno? Col commissario regionale? Questa è una domanda che lascio a voi la risposta. Seconda cosa, dobbiamo fare il piano urbanistico comunale. Il piano urbanistico comunale dobbiamo farlo, dobbiamo, perché è lo sviluppo del paese. In questo momento a Golfo Aranci ci sono le aree A e B. Tutto il resto del territorio di Golfo Aranci non è, diciamo, non si sa cosa ne dobbiamo fare, non sappiamo cosa questo sviluppo potrà avere. Questo è legato tantissimo al discorso delle ferrovie dello Stato, perché tutte le aree, sono tanti ettari che dovranno essere dismessi, dovranno essere date una destinazione. Dovremo trattare con le proprietarie delle aree. La gente che pensa che molto gentilmente i proprietari delle aree, che sono le Ferrovie dello Stato, una delle società delle Ferrovie dello Stato che cura il patrimonio, venga qua e ci regala i terreni, non è vero, perché quelle aree sono nei bilanci di questa società, nei bilanci di società milioni di euro, quindi bisognerà trattare con loro come ha trattato Olbia. Con chi tratta? Cosa ne sappiamo noi di questo paese, cosa ne dovremmo fare? Questo è un altro discorso. Il G8 sarà una cosa che inizierà tra qualche mese e finirà ad agosto. Non c'è un sindaco, non
c'è un amministratore, non c'è una linea politica da seguire, non c'è nessuno che potrà andare a parlare con qualcuno, perché tanto ci sarà sicuramente un sacco di politici, un sacco di gente, saremmo potuti andare a spiegare le nostre esigenze, le nostre richieste. In questo momento noi siamo senza testa. Dove devi vivere nascosto? No, niente, non c'entra niente, non si trova. Allora, un'altra cosa, io non c'entra, volevo dire un'altra cosa, il sindaco a volte sbaglia il vocabolo, non c'entra niente. Facciamo rispondere a lui, no? Ma scusi, sto parlando io, ma lei a un certo punto, abbia pazienza, cerchi, lei sta sempre fingendo perché vuole che il sindaco dica delle cose che non dice, che non vuole dirle. Che non sono delibere comunali, sono delibere regionali. Non c'è niente di... Assolutamente, non c'è niente, né di illegale, né di... Qui si sta parlando di politica e basta, non si sta parlando di altre cose. Abbiamo solo chiesto un chiarimento su una frase tutta da... Qui si sta parlando esclusivamente di politica. Rimane tutta la mia stima personale per i ragazzi che hanno dato le dimissioni, rimane l'amicizia, perché io sono un amico, mi reputo un amico loro, e certamente non è un discorso personale, oppure... solamente si sta parlando di politica in questo momento, non c'è nulla al di fuori della politica. Si sta parlando se era necessario e se è stato conveniente per l'amministrazione di Golfaraggi scatenare un inferno in questo momento. Non era necessario, perché in tutte le maggioranze esistono delle divisioni, in tutte le maggioranze, esiste anche le maggioranze di governo, si trovano dei compromessi. Se ci sono delle cose più importanti, più impellenti in un certo momento politico del paese, bisogna accantonare quelle che sono causa di divisione, tornarci quando sarà il momento opportuno e andare a affrontare le cose più impellenti, più importanti, che sono quelle che stavo elencando io in questo momento, che sono il piano urbanistico comunale, che è il G8, che è tutta questa trattativa che c'è da fare con le Ferrovie dello Stato riguardo a queste aree che dovranno essere riqualificate, col fatto che tra un mese e mezzo avremo le elezioni regionali, avremmo potuto contare qualcosa a livello politico, sia pure piccolini come siamo, ma comunque qualcosa avremmo contato. Adesso non siamo nulla, adesso non contiamo niente in questo momento, non possiamo chiedere nulla, non possiamo trattare nulla, non ha testa questo comune. Poi, per quanto riguarda invece il discorso del porto commerciale, io voglio ribadire quella che è stata sempre la mia opinione, e la mia opinione l'ho sempre ribadita in seno al gruppo e in seno anche qualche volta al Consiglio Comunale. Io credo che ci sia una terza via. Io ho sempre pensato che fosse arrivato il momento che Golfaraggi si emancipasse. L'emancipazione di Golfaraggi è l'emancipazione di dire: vogliamo prendere in mano il nostro destino. Allora, noi non abbiamo bisogno di attaccarci alla Sardinia Feres o di attaccarci alla sinistra di Olbia, sono loro che devono venire con noi. Dobbiamo prendere l'iniziativa, dobbiamo essere noi a formare la società, dobbiamo essere noi a dire: noi siamo l'amministrazione, questa è una società dell'amministrazione, noi parteciperemo al bando per andare a prendere tutti sono gli appalti, tutti quelli che sono i lavori che dovranno essere realizzati all'interno, o i servizi che dovranno essere realizzati all'interno dell'area del porto commerciale. Chi vuole venire con noi alle migliori condizioni viene con noi, non siamo noi che ci dobbiamo accodare agli altri, sono gli altri che si devono accodare a noi, perché noi siamo l'amministrazione, perché il porto commerciale di Golfaraggi sta nel territorio di Golfaraggi, perché le macchine che passano per andare al porto di Golfaraggi passano nelle strade di Golfaraggi, perché tutto il peso urbanistico, tutto il peso dovuto al traffico, tutto il peso dovuto al fatto che questo Golfaraggi è un misto tra turistico e commerciale, e quindi tutte quelle cose cattive che ci porta il traffico, che ci porta, le subiamo noi. Quindi noi abbiamo il diritto di poter stabilire, di poter gestire il porto commerciale di Golfaraggi, che comunque sta all'interno, nel centro, nel cuore del paese. Quindi non dobbiamo andare né a attaccarci a uno né a attaccarci all'altro, devono essere gli altri a chiederci di attaccarci a noi.